Patty era una cagnolina randagia, ma molto amata dai cittadini di un paesino in Argentina. Insieme al suo piccolo branco, girava liberamente per la città, lasciandosi accarezzare e nutrire dai passanti. Un giorno, però, Patty ha trovato una neonata nella spazzatura e l'ha portata via con sé. Quello che ha fatto dopo ha lasciato molti senza parole. Iscrivetevi al canale e guardate il video per conoscere la storia di questa cagnolina dolce e premurosa. Patty era una randagia, ma era amata da molte persone. Gli abitanti del paesino argentino in cui viveva la vedevano spesso scorrazzare tra le strade della città e si fermavano quasi sempre ad accarezzarla o darle qualcosina da mangiare. A loro piaceva incontrare Patty e Patty era contenta delle coccole degli umani. Tuttavia il paesino era molto distante dalle maggiori città della nazione e per questo versava in gravi condizioni di povertà e arretratezza. La maggior parte degli abitanti non aveva denaro a sufficienza per comprare cibo per cani o prendersi cura di un cucciolo. E per questo motivo, Patty non veniva mai adottata da nessuno. Era una cagnolina piccola e docile, ma molto carina e dal carattere socievole, che in altre condizioni avrebbe potuto far felici molti bambini. Così gli abitanti della città si limitavano a darle da mangiare gli avanzi di cibo che restavano sulle loro tavole. E a volte facevano persino una colletta per comprare una confezione di biscotti da cui tutti potevano attingere liberamente. Patty era riconoscente agli umani e loro se ne prendevano cura volentieri. Un giorno però la gente ha cominciato a notare che Patty stava diventando sempre più gonfia. I cittadini non hanno impiegato molto a capire che era incinta e pochi mesi dopo Patty ha dato alla luce una cucciolata di 6 cagnolini. Tanti si sono prodigati per aiutare Patty nei primi mesi di vita dei suoi cuccioli, dandole da mangiare più spesso. Ma quando i cagnolini sono diventati grandi e hanno smesso di prendere il latte dalla mamma, la situazione è diventata più complicata. I cittadini faticavano a sfamare Patty ogni giorno e non potevano certo permettersi di dare da mangiare ad altri 6 animaletti. Così la cagnolina ha dovuto trovare una soluzione più creativa. Patty ha iniziato ad esplorare i cassonetti della spazzatura del quartiere, sfruttando il suo senso dell'olfatto ben sviluppato per identificare gli scarti di cibo sfuggiti agli umani. La sua caccia dipendeva molto dalla fortuna. Una mattina, però, Patty ha trovato tra la spazzatura qualcosa che non si sarebbe mai aspettata e che l'ha lasciata per diversi minuti perplessa per lo stupore. Da uno dei cassonetti quel giorno proveniva un suono strano, come quello di un pianto strozzato. La cagnolina non riusciva ad individuare la fonte del rumore, ma aveva un pranzo da preparare. E così si è tuffata come al solito all'interno del cassonetto. È in quel momento che si è ritrovata faccia a faccia con qualcosa che solitamente non si dovrebbe trovare tra la spazzatura. Un cucciolo d'uomo. Patty sapeva bene che quel cassonetto non era un luogo adatto per un bambino, specialmente uno così piccolo. Di solito, infatti, la spazzatura è appannaggio di ratti e insetti, non certo di neonati umani. Patty ha annusato attentamente il bambino, che si è rivelato una femminuccia, e ha concluso che era abbastanza innocuo per conoscere i suoi cuccioli. La cagnolina ha afferrato la neonata dal collo, come avrebbe fatto con i suoi piccoli, ed è saltata fuori dal cassonetto, stando attenta a non farla urtare contro il pavimento. I suoi cuccioli la stavano aspettando sul marciapiede e si sono avvicinati incuriositi alla piccola umana. Dopo averla leccata e annusata, hanno iniziato ad abbaiare di protesta contro la mamma per la fame, ma hanno comunque seguito Patty verso casa senza fare troppe storie. La cagnolina non sapeva che la bambina aveva solo 4 giorni e che era stata abbandonata poche ore prima dalla sua famiglia. Il cassonetto dove l'aveva trovata si trovava in fondo ad una via chiusa, lontano dalle finestre delle case circostanti. Era il luogo perfetto per nascondere un neonato piangente. In quei giorni faceva molto freddo in Argentina e se Patty non l'avesse trovata in tempo, la bambina si sarebbe spenta nel giro di poche ore. La cagnolina, però, aveva un forte istinto materno e sembrava sapere che quella piccola umana aveva bisogno di aiuto. Così l'ha portata nel cantuccio che la sua famiglia usava come casa e si è stesa accanto a lei, riscaldandola col calore del suo corpo. I suoi cuccioli l'hanno imitata subito. Per ora il pranzo era rimandato. Tenere viva quella piccola umana era diventata una priorità per la famiglia canina. È incredibile il modo in cui le diverse specie viventi riescono a comprendere i bisogni primari dei cuccioli, anche quelli molto diversi da loro. Patty ha capito subito che quella neonata era indifesa e vulnerabile e ha fatto il possibile per aiutarla. La bambina ha pianto per ore, ma alla fine si è calmata, abituandosi alla presenza dei cani. A quel punto Patty si è allontanata di nuovo alla ricerca di cibo, affidando la piccola ai suoi cuccioli. Per fortuna la sua caccia è stata fortunata e pochi minuti dopo è tornata con dei rimasugli di carne per la sua famiglia.
La bambina umana ovviamente non ha mangiato il cibo offerto dalla cagnolina, ma Patty ha provato lo stesso ad avvicinarle la carne alla boccuccia. In questa storia c'è un'altra protagonista, una donna di nome Alejandra, che viveva a poca distanza dal cantuccio scelto da Patty come casa. Era abituata a sentire i cani abbaiare, ma quella sera è stata svegliata da un rumore che sembrava il pianto di un bambino. Di solito non si addentrava lungo la stradina buia che portava alla tana dei cani di notte, ma quel suono non la lasciava dormire. La curiosità ha avuto la meglio su di lei e l'ha portata fino al cantuccio di Patty. La fonte del rumore era circondata da cagnolini che cercavano di riscaldarla. Quando si è accorta che si trattava veramente di una bambina umana, Alejandra è rimasta sconvolta. Non si sarebbe mai aspettata di trovare un neonato nella tana dei cani di quartiere. Quando Patty ha percepito la presenza di Alejandra, ha cominciato ad abbaiare, ma presto ha capito che l'umana voleva soltanto aiutare quella strana cucciola che aveva estratto poche ore prima dalla spazzatura. La bambina era pallida, emaciata e infreddolita, e aveva un disperato bisogno di attenzioni. Alejandra, però, temeva che fosse troppo tardi per salvarla. Non aveva figli suoi, ma sapeva che tutti i bambini hanno bisogno di cibo e calore per sopravvivere. Quando sono così piccoli, i bambini non sono in grado di provvedere a se stessi e se vengono abbandonati al proprio destino non possono resistere a lungo in condizioni sfavorevoli. Quella neonata sembrava relativamente in salute, ma Alejandra non sapeva quanto tempo aveva passato tra i cani e di conseguenza quando avesse ricevuto l'ultima poppata di latte. Patty aveva fatto del suo meglio per tenerla al calduccio, ma se la bambina non avesse ricevuto al più presto il latte di cui aveva bisogno per sopravvivere, nemmeno le attenzioni di un adulto della sua stessa specie avrebbero potuto salvarla. Spaventata, Alejandra è corsa a piedi fino all'ospedale più vicino con la bambina stretta tra le braccia. Lì ha spiegato la sua storia incredibile all'infermiera all'accettazione e si è fatta avanti come custode legale della neonata fino a nuovo ordine. I medici hanno portato subito la piccola nel reparto pediatrico e l'hanno esaminata alla ricerca di ferite, segni di infezione o influenza. Miracolosamente, sembrava che la bambina fosse in ottime condizioni di salute. Gli unici segni preoccupanti sul suo corpicino erano quelli lasciati dai denti di Patty sul suo collo, nel momento in cui l'aveva afferrata per tirarla fuori dal cassonetto. Per quelli, però, bastava una semplice pomata antibatterica. Tutto ciò di cui aveva bisogno la neonata erano un bagno caldo e tanto latte per rimettersi in forze. Secondo i dottori, se Patty e i suoi cuccioli non avessero tenuto la piccola al caldo, sfruttando il calore dei loro stessi corpi, non sarebbe sopravvissuta per più di un'ora. La bambina è stata chiamata Akansha dagli infermieri, che se ne sono presi cura fino a quando non è tornata in forze. In seguito è stata affidata agli assistenti sociali, che l'hanno messa in adozione. La polizia si è data da fare per trovare i suoi genitori biologici, che sarebbero stati arrestati per l'abbandono di un minore in condizioni drammatiche, ma finora non li hanno trovati. Il giorno dopo, però, Alejandra e i suoi vicini di casa hanno fatto una nuova colletta e hanno raccolto la cifra necessaria per comprare una bella fetta di carne fresca per Patty e i suoi cuccioli. Erano soltanto dei cani randagi, ma avevano un cuore d'oro e per questo andavano premiati. Voi cosa avreste fatto al posto di Alejandra, di fronte ad una neonata tutta sola nel bel mezzo di un branco di cani randagi? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.